Accettate, si va a vedere chi sono, che mestiere fanno. Dice, tu guarda, quello era un ballato, quello che sembrava dottor Riglia, era un senatore, guarda, ministro. Quindi all'inizio non lo sai, a meno che nessuno dice carissimo, onorevole, eccetera. Di solito dice, uè, Fitch, parlano tutto in codice. Ma mettiamo che ci sia uno così stupido da dire parla l'onorevole tal dei tali, eccetera, no? Che quindi si capisce subito che è un onorevole. Ma immaginate cosa, che fine fa l'indagine se il giudice deve chiedere immediatamente il permesso al Parlamento, cioè deve avvertire l'onorevole che stanno intercettando il suo amico che sta parlando con lui da giorni. Quello ovviamente chiama l'amico e dice, uè, sono l'onorevole, butta via il telefonino e prendi un'altra scheda, oppure usiamo i pizzini, oppure ci vediamo al bar e parliamo di persona, come faceva Provenzano, che è rimasto anche 43 anni latitante, mica per caso, perché non telefonava mai. Quindi è ovvio che obbligare il giudice ad avvertire il Parlamento e sta facendo le intercettazioni vuol dire mandare a monte l'indagine. È proprio questo lo scopo della riforma delle intercettazioni, mandare a monte il maggior numero di indagini possibile. Questo è lo scopo. Quindi voi vedete il danno che si fa quando uno dice vabbè, quello fa le leggi per sé, ma poi comunque fa tante cose buone. Intanto bisognerebbe vedere quali sono le cose buone. C'è un filmato su YouTube fatto, girato da Francesca Fornario, che è la giornalista satirica dell'Unità, quella bionda che viene ogni tanto anche ad Anno Zero. È molto brava, che gira con una telecamerina alla manifestazione di Piazza San Giovanni, quella del milione di persone secondo Verdini, 150.000 secondo la questura, 60.000 secondo i presenti. In quella manifestazione erano tutti del Popolo della Libertà, meno male che Silvio c'è, eccetera, finiani pochi, berlusconiani tanti. Lei è andata semplicemente in giro a fare una domanda che suggerisco a chiunque voglia mettere in difficoltà un elettore del centro-destra. Mettere in difficoltà uno del centro-sinistra è come picchiare un bambino con le mani legate, quindi basta dirgli il nome D'Alema, per esempio, già cade in depressione. Invece per mettere in difficoltà un elettore del centrodestra c'è una domanda, quella che ha fatto Federica Francesca Fornario in piazza, e cioè ha detto, lei è un fan di Berlusconi? Sì, e dice, bene, qual è la legge che le è piaciuta di più in questi 15 anni, che ha fatto la riforma proprio che le è piaciuta di più in questi 15 anni? Quelli partono contenti, non capendo che si stanno mettendo nel sacco, perché sono talmente fanatici che dicono adesso gli snocciolo qua una serie di leggi che la stendo, in realtà poi non gliene viene mai in mente nessuna, perché purtroppo, mi spiace doverlo dire, avrei preferito che non fossero di, ma non è mai stata fatta una sola riforma che la gente si ricordi, che sia servita a qualcuno. Salvo appunto lui, a lui sono servite 38 riforme. Infatti questi poveretti si arrampicavano, dicevano, dunque adesso però lei mi prende qui alla sprovvista, ci dovrei pensare. Dice, ma no, ma mi dica una cosa proprio che l'ha fatta godere quando l'hanno approvata. Dice, ah, finalmente, era una legge che aspettavo. E appunto, ma adesso così su due piedi, lei capisce qui nella confusione, ma me ne dica solo una. Non ce n'era nessuno che se ne ricordasse una. Credo che uno o due abbiano detto la patente a punti. Perché non gliene veniva in mente nessuna, in quanto non ne è stata fatta nessuna. Uno ha azzardato il ponte sullo stretto e lei gli ha detto no, quelle che ha fatto, non quelle che ha detto che farà, perché quelle che ha detto che farà siamo capaci. Tu me ne dica una che ha fatto, non gli veniva in mente perché non ne ha fatte. Quindi anche questa storia che ha fatto un sacco di cose buone, bisognerebbe poi capire dove stanno. Per informazioni chiedere agli aquilani a proposito della famosa ricostruzione del centro storico, che manco le macerie hanno portato via. Grandi opere. Ma uno dice fa grandi cose, fa bellissime cose, poi certo fa qualche legge a persona,
però in fondo non fa male a nessuno, favorisce se stesso. Ecco, è questo l'errore, è qui che manca l'informazione, cioè non si è mai riusciti a far passare in televisione quali sono i danni per gli altri. Non c'è nessuna legge ad personam che non abbia dei danni per tutti quelli che non sono quella persona maligna. Vi dico solo le ultime due, e cioè la salvaliste, il legittimo impedimento e adesso quella delle intercettazioni. La salvaliste non è la salvaliste, è la salvalista. Perché l'hanno ritagliata su misura delle illegalità che avevano commesso presentando la lista del PDL nel Lazio e la lista del PDL in Lombardia. Poi quella della Lombardia gli è andata bene perché il taglio l'ha riammessa, quella del Lazio no. Perché hanno dovuto fare questa legge salvalista e non l'hanno fatta salvaliste? Perché hanno voluto salvare la propria e non quelle degli altri. Sono molte liste che sono rimaste escluse dalle elezioni europee per altri tipi di irregolarità che il decreto salvalista non salvava. Questa è la ragione principale per cui la legge era totalmente incostituzionale, perché all'interno degli irregolari riusciva a fare delle disparità di trattamento. Dopodiché era anche illegale, perché c'è una legge del 1988 che regolamenta i decreti legge, stabilisce che non si possono fare decreti in materia elettorale. Perché? Perché sennò chiunque sta al governo cambia legge elettorale con un decreto a due giorni dal voto. Se poi il decreto non viene convertito in legge dal Parlamento, bisogna rivotare, perché la legge è come se non ci fosse mai stata. Infatti avete visto che cosa è successo l'altro giorno: il decreto salvaliste non è stato convertito in legge perché mancavano dei parlamentari del centrodestra e quelli del PD non avevano avuto la prontezza di assentarsi a loro volta in proporzione da salvare quelli del PD. Fa sempre così, no? Come lo scudo fiscale, cioè, quando manca troppa gente del centrodestra rischia di andare sotto, il PD fa uscire i suoi in modo che passi lo scudo fiscale, cioè riescono a colmare i vuoti apertisi. Stavolta non sono stati pronti a uscire in tempo e quindi il salvalista è crollato, ma il giorno dopo hanno rimediato. Il governo ha fatto un disegno di legge salva effetti del salvalista. Guardate che siamo al triplo salto mortale carpiato con abitamento, triplo. Il salva effetti del salvalista, perché rischiavano di crollargli le elezioni che si erano tenute sulla base di una normativa che non c'era più perché non era stato convertito il decreto. Uno dice, vabbè, quelli che hanno votato il salvaliste si voteranno anche il salva effetti del salvaliste, c'hanno pure la maggioranza, che se la suonino e se la cantino. No! Il PD, preoccupato che facessero brutta figura votandosela da soli, gliel'ha votata anche lui. Così ha fatto una figura di merda anche il PD. Perché? Perché il PD aveva portato la gente in piazza del popolo, contro il salvaliste, e poi ha fatto una legge salva effetti del salvaliste. Ma allora tanto valeva che gli votassi il salvaliste, se gli voti il salva effetti. Capisco che siamo in un manicomio, però non so se si è capito l'incredibile mossa del PD. Ma ritornando a bomba, perché hanno fatto questa legge? Perché non erano riusciti ad arrivare in tempo a presentare la lista nel Lazio. È difficile arrivare in tempo? No. Ce la si può fare. Anche persone, diciamo, di media intelligenza, anche persone un po' ritardate, diciamo, ce la fanno. Se uno ha paura alla lentezza del bradipo e non riesce ad arrivare in tempo in un posto, si presenta al mattino presto, sapendo che scade il termine a mezzogiorno, e ce la fanno.